L'Inter fa solo così, ragazzi. In Serie A prende gol e le rimonta. In Champions è in vantaggio e si fa rimontare. Bene, trovate amici di Molino Sport Channel, mi ritrovate su questo canale. Inter Verona. L'Inter aspetta la Juventus, che giocherà domani contro il mio Milan, e si prende momentaneamente la testa della classifica. Scusate le notifiche, mi scordo sempre di disattivarle. Comunque, che dire, Inter che passa in svantaggio per un rigore, cioè l'ho visto un paio di volte non senza il fermo immagine, quindi da così in movimento non so dove sia il tocco, però non lo so, l'hanno visto al VAR, basta un tocco là e lo dici e sbilanci l'attaccante, quindi non lo so, vuol dire che c'è stato, però non sono a controllarlo, vuol dire che il tocco c'era, gli hanno detto sta la VAR. Comunque vabbè, Verre segna, Andanovici non riesce a parare il rigore. Inter che giustamente reagisce, cerca di pareggiare la partita, ma nel primo tempo non ce n'è. Vesino rischia di segnare, la palla non entra per niente, io ero sicuro fosse entrata, però anzi per bel tipo 10 centimetri probabilmente la palla non è entrata. Comunque l'Inter prova, ma non ci riesce. Il secondo tempo inizia con vari cambi, entra Candreva al posto di Biraghi. Biraghi è un cazzo, non c'è niente, non mi piace, non mi piaceva neanche troppo la Fiorentina e all'Inter non mi sta piacendo. Uno che mi sta piacendo invece è Lazzaro, che cazzo l'ha fatto la prima partita col Sassuolo, male, e poi si sta riprendendo. Peccato si è svincolato al fantacalcio, se non me lo sarei preso, non è male come giocatore, non sembra essere male. Comunque l'Inter la pareggia con la ripresa Vesino e la riprende, colpo di testa 1-1. Va bene, ci riprovano. Lukaku non mi è piaciuto per niente sta partita. Non mi è piaciuto per niente. Era fermo lì, poco reattivo, lento, macchinoso. No. E anche col Borussia ha fatto un po' cagare, proprio poco. La decide Barella, un gran tiro a giro, veramente, veramente tanto. Naturalmente Barella non era ancora ammonito, giusto? Barella si fa ammonire sempre, quindi decide di segnare e togliersi la maglietta. Va bene, ok. Mi dispiace per voi fantallenatori, però vabbè, portano più tre, quindi vi dispiace che cosa? Affondatevene a fuoco. Comunque, l'Inter quindi vince, risponde, aspetta domani la Juve. Speriamo che il Milan riesca a fermare la Juve, ci prendiamo un punto. Allo Juventus Stadium, mamma mia, sarebbe non oro, de più, sarebbe tipo una vittoria sarebbe, ma mamma mia, me lo so, è un sogno pareggiare contro la Juve, un sogno. Peccato non accadrà mai. Ah, vabbè, comunque ci vediamo più tardi per Napoli-Genoa, partita interessante perché il Napoli sta mini crisi, poi il fatto del ritiro, il Genoa con la partita scorsa persa contro l'Udinese 4-1. Vedremo come sarà. Secondo me sarà una partita over 2.5, quindi sarà secondo me una partita abbastanza bella, divertente da vedere. Comunque like, commento, iscrizione, attivate la campanellina e spero nella vita siate un po' come l'Inter, riuscite a rimontare tutto. A più tardi.